In questa puntata iniziamo la storia della sociologia, quindi iniziamo proprio dagli albori, da quando è nata la sociologia e poi nelle prossime video lezioni vedremo diversi autori, diverse persone che si sono occupate a vario titolo appunto di sociologia. Iniziamo ovviamente con Auguste Comte perché è il fondatore della sociologia, colui che ha coniato il termine sociologia. Prima di iniziare però ti voglio mostrare un'immagine. Eccola qua, questo è un quadro molto famoso di Giuseppe Pellizza da Volpedo che è stato realizzato tra il 1898 e il 1901 che si chiama Il Quarto Stato. Ecco, io ve l'ho voluto mostrare perché questa immagine, questo quadro rappresenta molto bene quello che è la società moderna, una società affollata, una società piena di gente. Mi viene in mente, per esempio, nell'Ottocento le workhouses, che erano appunto queste case dove le persone vivevano e lavoravano durante il regno appunto della regina Vittoria in Inghilterra con la rivoluzione industriale, vivevano in condizioni veramente pietose, lavoravano tantissimo. Ore al giorno ed erano tutti ammassati. Ecco, la sociologia nasce un po' prima rispetto a questo quadro, però ve l'ho voluto fare vedere perché secondo me rappresenta proprio questa evoluzione che abbiamo visto tra la società premoderna e la società moderna, dove se nella società premoderna pensiamo a quella dei coltivatori, dei raccoglitori, dell'uomo di Neanderthal, dove il gruppo di persone era ristretto, c'era un villaggio molto piccolo, delle bande, adesso invece viviamo in una società globale, dove c'è tanta gente e dove c'è una situazione appunto di quasi per sgomitare l'uno con l'altro. Questo è l'esempio appunto di questo quadro e lo si vede tanto proprio con la globalizzazione, che siamo tutti uniti, ma siamo tutti ammassati, siamo tanti. Questo l'ho voluto iniziare perché Auguste Comte, che adesso incontriamo, è stato l'ideatore appunto della sociologia, che nasce intorno al XIX secolo, quindi stiamo parlando dell'Ottocento, periodo appunto che è stato caratterizzato da tante cose, l'abbiamo visto, no? La rivoluzione scientifica che c'era già stata e che continuava con il suo progresso, la rivoluzione francese, la rivoluzione industriale che ha sancito proprio tutto quest'ottica positivista, quindi verso la scienza, verso il dominio della ragione. E il fondatore, lo abbiamo detto, è Auguste Comte. Ecco, Comte, proprio nell'ottica di quel quadro che abbiamo visto prima, è stato proprio colui che ha visto quella folla, quella società tutta unita insieme e ha voluto studiarla. È appunto stato, è nato nel 1798 ed è morto nel 1857, quindi sostanzialmente ha vissuto i primi anni e la prima metà dell'Ottocento ed è stato un importante esponente del positivismo francese. Precursore, poi lo vedremo, lo conosceremo nel corso invece di filosofia, è stato Montesquieu, che ha scritto un libro nel 1748 chiamato Lo spirito delle leggi. Perché precursore? Perché Montesquieu, nel libro appunto Lo spirito delle leggi, ha voluto studiare un po' la società dal punto di vista appunto delle leggi, a cosa servono, come vengono utilizzate dalla società, eccetera. Quindi è stato un precursore. Ma in realtà la nascita vera della sociologia è appunto con l'opera di Comte, che si chiama Corso di filosofia positiva, lo trovate qua, che è stato scritto tra il 1830 e il 1842. L'obiettivo di Comte qual è stato? Quello di analizzare la società da un punto di vista scientifico. Lui era positivista, quindi positivista era proprio pro rivoluzione scientifica, tutto doveva essere scientifico ed è lui stato proprio colui che ha voluto rendere la sociologia sin da subito una disciplina scientifica, lo abbiamo visto. La sociologia è una scienza sociale, umana, che ha delle dinamiche diverse rispetto alla matematica e alla fisica, ma è comunque una scienza perché ha una metodologia scientifica.
Ecco, Kant guarda quindi al progresso da un punto di vista illuministico, da un certo punto di vista, ma anche dal punto di vista positivistico. Illuminismo, lo abbiamo visto in filosofia, è quella corrente culturale che dà grande spazio al lume della ragione. È visto proprio come opportunità per l'uomo di progredire sempre di più, conoscere sempre di più, quindi la scienza diventa veramente fondamentale. Quindi il motivo per cui vi ho fatto vedere il quadro, il quarto stato, è proprio questa. Kant analizzava, guardava con gli occhiali della scienza quegli affollamenti, quelle persone che stavano insieme, le dinamiche che si venivano a creare. E lui aveva iniziato a sposare la visione lamarckiana. Da parte, stiamo parlando di Lamarck, che è stato uno studioso, che si contrapponeva alla teoria evoluzionistica di Darwin. Nel senso che per Lamarck non c'era una selezione naturale, ma c'era un progresso. C'era un progresso dettato da un cambiamento fisico degli esseri viventi. Ecco che quindi anche Kant ritiene che la società sia proprio come un organismo vivente che cambia, si trasforma. Io non sono più la persona di 10 anni fa, non sono più la persona di 20 anni fa, mi trasformo e sono sempre in mutamento. Adesso vediamo come cambia appunto la società. La sociologia prima di tutto era stata chiamata da Comte fisica sociale, proprio nella visione lamarckiana, che il cambiamento è un cambiamento fisico, proprio come se la società fosse un organismo vivente. E la fisica sociale era costituita da due parti, una parte statica e una parte dinamica. La parte statica era la parte degli elementi strutturali, quindi della struttura, dell'ordine, di quello che è legato con la coesione sociale, quindi tutto quello che riguarda la strutturazione, l'ordine, cioè che non cambia. Invece poi c'è anche l'aspetto di trasformazione, quindi il principio fondamentale della dinamica sociale è il progresso. Il progresso perché qua bisogna fare appunto un piccolo inciso. Eccolo qua, il nostro cervello. Vi faccio una provocazione. Siamo esseri abitudinari che amano il cambiamento. È assurda questa cosa. È un po' provocatoria, e perché noi siamo esseri umani e in quanto esseri umani siamo abitudinari, amiamo le nostre routine, la nostra zona di comfort, parcheggiamo sempre nello stesso punto, abbiamo le cose sempre, andiamo al ristorante, prendiamo sempre le stesse cose, eccetera, eccetera. Però abbiamo anche questo moto di spirito verso il cambiamento. E vi cito questa frase molto bella di Walt Whitman, un poeta, scrittore americano veramente immenso, che ha scritto: "Mi contraddico? Ebbene sì, sono vasto, contengo moltitudini." Ecco che noi siamo sia amanti dell'abitudine, sia amanti del cambiamento. E abbiamo questa doppia parte. Non amiamo cambiare in modo radicale. E infatti la storia della nostra società, la storia dell'essere umano è una storia di cambiamento progressivo e lento. Non è una adesso dagli ominidi passiamo all'Homo sapiens. No, non è stato così. È stato un cambiamento graduale. Noi siamo così, non amiamo molto il cambiamento repentino. Pensate alla vostra vita. Ecco, i cambiamenti repentini, le cose anche brutte che ci succedono o belle che ci succedono, pensate, che ne so, al matrimonio, una convivenza, eccetera. Inizialmente il cambiamento è complesso, bisogna abituarsi. Quindi volevo farvi vedere proprio questa frase perché è veramente molto, molto bella.
Bene, torniamo al nostro Comte. Secondo Comte, come abbiamo detto, la società è come un organismo vivente, quindi lui propone una teoria bellissima dell'evoluzione della storia dell'umanità, affiancando proprio la crescita dell'individuo, che è fatta da tre tappe, l'infanzia, la giovinezza e la maturità, con le tappe della società. Quindi noi abbiamo l'infanzia, la giovinezza e la maturità e abbiamo diversi stadi. Abbiamo lo stadio teologico, anche detto fittizio, dove l'infanzia che cosa fa un bambino? Il bambino ha un pensiero magico. Pensa che arrivi Babbo Natale, pensa che se chiude gli occhi improvvisamente sparisce, magari si copre gli occhi e pensa di non esserci più. E quindi in questo caso crede molto alla magia, agli elementi soprannaturali, alla metafisica, quello che va oltre la fisica. E quindi, per esempio, il pensiero su Dio, sulla religione. In questo periodo, anche della società, domina la religione. Lo abbiamo visto anche con tantissime società del passato, dove la religione regnava sovrana e anche il sovrano era un'entità religiosa. Quindi questo è il primo stadio chiamato teologico. Il secondo stadio invece è lo stadio metafisico astratto della giovinezza. Perché? Cosa succede? Anche qua riprendo un po' la nostra evoluzione dal punto di vista del cervello. La parte del cervello che matura più tardi è la parte prefrontale e frontale, quindi questa parte dietro la nostra fronte, che è la parte del pensiero astratto. Il nostro cervello matura intorno ai 24 anni, quindi gli adolescenti non hanno maturato ancora la parte di astrazione, per quello che per me è molto importante, anche quando insegno filosofia, dare degli esempi concreti, perché spesso i ragazzi non hanno questa capacità di astrazione, ce l'hanno progressivamente. In questo momento, quindi nella giovinezza, quindi abbiamo superato il periodo dell'adolescenza, siamo in giovinezza, abbiamo il pensiero astratto e per pensiero astratto vuol dire che io riesco a pensare a qualcosa di non concreto, non tangibile, come per esempio il concetto di giustizia, il concetto di libertà, il concetto di uguaglianza. E in questo momento, in questo periodo, domina ovviamente la filosofia, che è la scienza più astratta che ci possa essere in tutto il mondo. E poi abbiamo lo stadio positivo, scientifico, quello della maturità, dove c'è anche un po' un disincanto, no? Quindi si passa dall'incanto, dalla magia, dalla teologia dell'infanzia fino ad arrivare alla scienza. 2 più 2 fa 4. Non guardo più le cause sovrannaturali, ma guardo le cause naturali. Quindi voglio la tangibilità, voglio la scienza. Ecco che quindi la società si sviluppa come l'essere umano, dall'infanzia fino ad arrivare alla maturità, dalla religione fino ad arrivare alla scienza. E secondo Comte, appunto, c'è una classificazione in base appunto alla complessità delle scienze. A partire, io ve l'ho resa appunto come una scala, a partire dalla matematica, che in realtà è la scienza base, cioè il punto di partenza di tutto come scienze, anche lui è concorde con tanti altri filosofi che proprio ritengono che la matematica sia il punto di partenza di tutte le scienze. Per poi salire all'astronomia, alla fisica, alla chimica, alla biologia, per poi arrivare alla sociologia. La sociologia è la scienza più complessa, più alta, quindi qua è in base alla complessità, cioè paradossalmente la matematica è molto meno complessa. Perché? Perché la matematica ha delle leggi universali, ha dei dogmi dove 2 più 2 fa 4. Invece in sociologia non c'è. Quindi è molto più complessa, molto più difficile studiare la sociologia che studiare la matematica, proprio perché non ci sono degli elementi fissi, non c'è una legge, non c'è una formula matematica, non esiste una formula matematica. Quindi stiamo salendo nel grado di complessità e la complessità massima è la sociologia. Guardate che qua sotto ci sono, guarda, biologia, perché gli esseri viventi sono complessi, però quello più complesso in assoluto è proprio la sociologia. Ecco, Comte esclude a priori
la filosofia e la psicologia, perché secondo lui l'oggetto di studio è poco concreto. Invece nella sociologia l'oggetto di studio, essendo la società, è concreto. Ecco, la cosa importante da sapere è che la sociologia non studia il perché dei fenomeni. Al sociologo non interessa perché. Magari forse di più allo psicologo interessa il perché. Ed è forse per questo il motivo per cui Comte dice che la psicologia non ha un oggetto concreto, ma studia il come, che cosa succede, quali sono i meccanismi che nascono da determinate variabili, non tanto il perché. Ecco, questo è un punto importante per quanto riguarda Comte. Benissimo, allora io ti aspetto nella prossima puntata per continuare il nostro percorso sulla storia della sociologia e parlare di Karl Marx.